Non fa niente, mi metto in qualche modo. Ciao campagna, basta tagliare, basta, basta chiamarmi, sta vicino, ma non si fa più. Ragazzi, ha dato l'affetto di zucchina, ma basta chiamarmi. Sei storto, sei scemo, bassino, sei brutto. Se vuoi diventare anche tu uno stortino, mi raccomando, premi il tasto iscriviti, attiva la campanella per non perderti nessun video e nessuna live del disabile più pazzo del web. Ci son cose che faresti ma che non fai mai, sono prove di coraggio quello che non hai. Ciao a tutti stortini, eccoci qui di nuovo in cucina con lo storto e la ma. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Allora stortini, torna di nuovo finalmente a grande richiesta, perché me l'avete chiesto in tantissimi. È tornata appunto in cucina con lo storto, ma l'avevamo già detto, quindi vado alle ciance. Passiamo subito a dire due o tre cosette. Da adesso abbiamo deciso di introdurre una nuova cosa nella serie appunto in cucina con lo storto. E cos'è la nuova cosa? Saranno i fan a decidere gli ingredienti della ricetta che lo storto dovrà fare. Infatti stamattina, prima di registrare appunto questo video, ho pubblicato un post su Instagram. Ovviamente per chi non mi segue, seguitemi, potete vedere il mio profilo qui in alto, qui da qualche parte, che dopo lo metto. Le ricette sono fatte con gli ingredienti che dicono loro. Ma è ovvio! Ma è ovvio, ma magari sai. Allora stortini, io stamattina appunto ho pubblicato questo post, mi avete risposto non in tanti, perché sicuro saranno lì tutti a farsi il bagnetto nel mare, a farsi il bagnetto, ciao ciao ciao, e lo storto invece qua a fare video, e invece tutti a prendersi il sole al culetto, a farlo diventare bello nero, e lo storto invece qua a farsi il mazzo così, a fare video. Allora stortini, passo a leggere alcuni ingredienti che mi avete scritto. Voglio specificare una cosa: andrò a scegliere non tutti gli ingredienti che mi avete scritto, perché ovviamente non si possono, ovviamente devono sempre chiamarmi nel momento giusto, e si sa, si sa. Non potrò scegliere appunto tutti gli ingredienti che mi avete scritto, perché ovviamente non si possono abbinare tutti, quindi andrò a scegliere solo alcuni. Allora, io però voglio andare a leggere tutte le persone che mi hanno scritto gli ingredienti. Allora, Carol Box mi dice carne qualsiasi. Purtroppo la carne non avevamo al momento e quindi purtroppo non sono riuscita a inserirla nel video. Però grazie Carol di aver scritto. Poi, Cri19, le uova. Le uova, diciamolo chiaro, non possono mancare in una ricetta dello storto perché ne fa il pastrugno. Poi, G.13, che dovrebbe essere Giuseppe, mi ha detto il pomodoro salsa fatta in casa da veri calabresotti. Poi Matteo Argeri dice la cannella oppure lo zenzero. Abbiamo lo zenzero. Poi Mattaz dice pan grattato. Il pan grattato doveva essere, diciamo, io avevo in mente una ricetta, però purtroppo il pan grattato non ce l'abbiamo. L'abbiamo sostituito con il Lerdammer. Con il Lerdammer, signori. Fammelo sentire. Che è più buono. È già inizia, Con un bel topolino. È buono, Tu che ne dici? Ce la do pure io? No. Il mio top donatore è Marking Meat, che mi dice le zucchine. Le zucchine ce l'abbiamo, le abbiamo già tagliate. Cioè, le zucchine ci sono. Poi Fortunato Martino 06 mi dice la Nutella, però purtroppo in questa ricetta non ci sta. Stessa cosa Dan Senex YouTube IT mi dice il caffè, però purtroppo il caffè non riusciamo a metterlo. Tutte le persone che commenteranno dopo appunto
dopo che avrò registrato questo video, mi scuso se non li leggo, ma purtroppo perché ho già registrato il video. Vi voglio già anticipare, prima di partire con la ricetta, mettete in pausa questo video, scrivetemi qui sotto un ingrediente a voi a disposizione. Sì, un ingrediente che volete, così almeno nel prossimo Cucina con lo Storto andrò a prendere appunto da sotto i commenti di questo video gli ingredienti per la prossima ricetta. Ok, ce l'ho. Allora, iniziamo per le uova. Le uova. Uova! Non fa casino. Le uova. Scendi, pulcino, esci che ti dobbiamo mangiare. Via, che casino. Via. Forchettina. Aspetta. Non so se manca qualcosa, Ricky, Io intanto giro. Gira, tondo. Guarda, un cicino di sale. Ok. Ma che mi sa che è troppo poco, eh. Io guarda che io non lo assaggio nemmeno, Attaccano queste mani, senti. Non fa niente, mettermi sopra me. In qualche modo. Diciamo che adesso sono fatte. Io prendo una bella bistecca e la butto qui dentro. Ok. E la facciamo inzuppare di uova. Piano però, nemichi! Ok, ehi, dobbiamo un po' scolarla. No, che ti scoli, che sembra troppo... Ma perché dopo è troppo vicino. Ok, la prendiamo e la scaraventiamo dentro qua. Assistiti, pomodoro. Ma metti intanto tutti gli altri. Cosa? Tutti gli altri ingredienti. Poi il pomodoro, voglio vedere come viene. Ossimo. Mamma. Aiuto. Ragazzi, io non so cosa combina. Niente, la sto spalmando di sugo. Di sugo. Un po' buono. E c'è l'uovo, magari viene qualcosa di buono. Buono? Tu non dire niente. Però è uno schifo. Ma no, non si può mai sapere, ragazzi. Ok. Ma qualcosa verrà fuori. Allora, adesso mi serve il coltello. Dobbiamo prendere il formaggio, formaggio. Bravissimo, Michele. Vai, tagliami, che così a me. Io sono cattivo. Sì, ma chissà quando si sciolgono queste. Quando si sciolgono, si sciolgono. Si sciolgono. Prima, aiuto. Oh, basta. Dai, per adesso. Quindi prendiamo un pezzo di formaggio. Dai. E lo andiamo ad adagiare sopra. Ragazzi, io non lo so, però no? L'idea 1 e 2. Fanno vedere. È un grano, okay, guarda lo zenzero, dammi lo zenzero adesso. Ci vuole il piano, ci vuole zenzero. Ci vuole quel pizzichino esotico. Aiuto, non metterne esagerato, Michele. Poi, ancora zucchina. Prendiamo un'altra bella suola di scarpe. La andiamo a scaraventare qui dentro. Prendiamo l'uovo e lo passiamo. Ok, e poi cosa succede? Sperando, incrociamo le dita perché non te l'ho calcolata giusta, dovrebbe essere della sua stessa misura. Sì, ragazzi, è la sua stessa misura e la andiamo a chiudere. L'ha messo sopra, ok. Poi andiamo a prendere un po' di uovo con la forchetta, glielo spandiamo sopra, così, un pochettino così, e questo poi prendiamo un po' di zenzero ancora, glielo mettiamo sopra. E la nostra bistecchina è fatta. Uno è stato. Vabbè, ma io direi di fare uno, vai vedere. Perché uno è dato perché che ci sono. Se è buona, io direi di mangiarla. Sì, ma la mangiamo. Se è buona me ne faccio. Ma fai almeno due, una perché no. Una per me. No, la assaggio io perché non voglio che rischio che ti fai qualcosa. Ma io me non mi fai niente, E se è troppo buona me la poi me la mangio solo io. Ah, ecco. No, fagliela una, dai, dai Michele, fagli un'altra, dai, no, veramente, facciamo queste qua, dai, queste due belle grandi cose, vai. Dai, quindi, dai, ragazzi, avete capito un po' come... Che dai, l'abbiamo visto. Sì, ma è bravissimo Michele, oh, grazie ragazzi di tutti, dell'ingrediente che avete messo. Ciao, campagna, basta tagliare. Ciao, campagna, basta tagliare.
Ora, ragazzi, basta! Dai, Michi, vieni qua, ti sbrigati! Vieni che il cane, quello che lo sa, lo fa apposta! Ok, signor! Basta! Basta chiamarmi! Sta vincendo, non si fa più! Ragazzi, ha rotto la fetta di zucchine! Secondo e me allora se mi dici che sono di sale, passami sto sacri! E scusa, e allora non sono più scarse, ok? Non saranno salatissime! Adesso ci spostiamo in cucina che andiamo a fare la ripresa, che vi faccio vedere che li inforniamo e poi vediamo che ho combinato. Ok ragazzi, le stiamo infornando, bisogna mettere il forno, mia mamma dice beh a 200 oppure 180 se avete più tempo, okay. Noi l'abbiamo messo, lo mettiamo raga, però di vista so bene. Così di vista sono un po' sbrodolose, sbrodolose un po' però più sua mamma, ok, sono un po' sbrodolose però raga le mettiamo sotto il grill, giusto? Sì, perfetto. Raga, come va. Incrociamo le dita. Veramente spolliciate, un bel like per questa ricetta pazza dello storto. Okay. E mi raccomando, commentate con altri ingredienti, così la prossima ricetta userò i vostri ingredienti. Bene, stortini, sono usciti dal forno. Cioè, devo dire che hanno un aspetto... Cioè, oh. A me mi sembrano... Oh. Raga, forse non ho fatto proprio uno schifo. Sono state più o meno per 20 sì, minuti. Sì, 20 minuti. Poi dopo lo dovete tenere voi sotto. Finché non vedete, raga, vado all'assaggio. Ma che sono uscita appena adesso dal fuoco, veramente, ragazzi, Michi, dai, tuo parere? Come assaggiatore. Raga, buone. Assaggio, Michi. Assaggio pure io. Raga, mi stupisco di me, ve lo giuro. Ve lo giuro che mi stupisco di me. No! Davvero! Ve lo dico! Raga, provate, mamma, voglio col pezzo di formaggio. Ragazzi, veramente, non per... Ah, sì, mamma, parli. Per dire qualche cazzata, veramente, di dire, lo dici tanto per dire. Vi giuro, guarda, vi garantisco che è una... Vero? Buonissima ragazza, mamma mia che voglia, amiche. Buono, ma non troppo. Ciao! Bella Stortini, voglio ringraziare la mamma come sempre. La mamma! Come sempre del suo aiuto. E ci vediamo in un nuovo video. Mi ricordo, lasciate like. Io mangio! Condividete questo video, mi raccomando, con i vostri amici, fate vedere la cucina dello storto. E ci si becca al prossimo video. Bella Stortini! Ciao! Ciao ciao! Scemo, eh sì, matto da legare.